The Secret dopo Monkey Island parte 4, forse la finale. Allora, giunti qua dentro questa grande testa di scimmia, dopo aver preso faticosamente a fine parte precedente questo tipo furbacchione che è un'incognita, ce l'ha il parla con praticamente. Sì, questa è apposta per lui. Questa è l'unica volta che ho usato questa icona. Se non ci parli, non, sì, ce l'hai, però no, ancora niente. Se non ci parli, non collabora. Usa allora la collana, la testa, allora, usa. Lui fa da guida a questo posto. Eccoci, la usa, no, non fa una piega. Ti dice di andare qua. Senza lui era innavigabile. Il posto sta già allora collaborando, è perché sta guardando in una direzione. Comunque mi ricordo a un certo punto ci parlavo anche. Allora, senza lui qui dentro non trovavo mai la retta via. Sinistra, e dov'è la sinistra? Può andare solo di qua. Di qua? Sta dicendo che... Allora, qui facciamo a capirsi. Fammi vedere dove guardi. Di qua. Qui non c'è posto. Vabbè, mi prendi in giro, però facciamo che vai di qua un attimo. Non c'è strade, non c'è. Di qua. Ah, aspetta, perché qui è cambiato il posto. Torna indietro, ma allora qui, ecco, è cambiato il posto, lo sapevo. Senza lui non esce. È un oggetto chiave dritto, ok, un oggetto chiave obbligatorio per fare questo punto, che mi permetterà di raggiungere la fortezza di Leshak, dove tiene prigioniera il governatore Marley. Poi la radice per sconfiggerlo, la pozione e tutto il resto. Qui lui non salta, lui non salta. Verranno da soli. Ok, qui però spiegheremo poi quando. Dai. Qui. Devo un po' giocare con lui, poi la strada. Poi la strada. Pare. Misteriosamente da solo. Dritto, sta guardando dritto, strada è dritta. Mi ricordo che ci facevo anche un discorsino alla fine, ce lo deve fare perché dopo si lamenta di qualcosa. Allora, fino a qui ci siamo. Di qua. Come se prima io avessi sbagliato qualcosa, oppure non era così lungo questo tragitto. Comunque stiamo al gioco qua. Cioè, comunque qui non capisco, qua non hai strada, qua non hai strada, lo capisci? No, mi prende in giro. Allora,
seguire la direzione sua. L'importante è che tu segua la direzione. Dai, che vuole lui, allora. Andiamo di qua. Allora, sai, mi sono anche un po' stufato. Mi sono anche un po' stufato di giocare con te. Ricordo, la nave era a destra, mi ricordo. Cerca di salire di qua, se non si finisce più. Ok. Qui. Vai a destra per forza, lo capisci? Dai. Allora, i giochi durano un po' tanto, non è così. Complicato come dice lui. Capisco, a volte mi prende in giro. Dritto. Siamo arrivati, dai, ci ho messo. Ci ho messo, perché cambia tutto sul momento, cambia. Ci ho messo 5 minuti pieni in più, perché capisco, quella testa gira di qua, gira di là, ma la strada più che altro cambiava istantanea, non è che... Quindi era più che altro era da seguire. Seguire le direzioni sua. Dammi un bel parla con. Eccoci. Allora qui ci puoi proprio parlare. Allora mi dai la collana, una cosa di giorno veloce. Allora no. Insomma, ora andiamo, perché tanto non te la dà. È uno scontroso, è un... Non insisto poi da dirgli anche per favore quanto ti pare. Non te la dà finché non gli dici così. Non voglio farle del male. Come vuoi mordermi? Ha bisogno di me per uscire da questo posto e a questo punto, se no rimarremo qui per sempre. E se volessi, sai, posso farti? Furbacchione, a questo punto si arrende. Non ho trovato altri dialoghi più, per pensandoci bene, dice, mi lascia la collana. Un altro dialogo più gentile. Ovviamente quella collana ora mi permette... Questa è la fantasma, fortezza delle chakra, e dentro c'è Elaine. Mi permette di farmi sparire per un po'. Allora, qui siamo quasi sul finale, siamo quasi, allora, sì. Allora, sì, l'ho usata. Ok, praticamente, quello che mi ricordo io era andare a destra, questa è il... Qui, dopo. Allora, qui c'è quella, ci vuole un unto che... Però sono salvo perché non mi vedono, però più di così non fa. Allora, a sinistra c'è le sciacche, che non è altro. Qui. Qui c'è roba da fare. Prima mi ricordo bene. Prendi subito questo. Allora qui ci vuole una piuma.
solletico qui, dopo si va giù, che non mi vedo nemmeno per me, qui niente, qui c'era un piede di porco o qualcosa, allora di porco c'era, è presto, ok, poi qui che c'era, una poca porta, aprire, ho capito, allora la cosa che volevo fare per ultimo la devo fare per primo. Qua c'è un'altra stanza e pensavo ci devo andare per ultimo. Qui c'è il capitano, ok, le sciacche, e qui parlava da qui a inizio gioco, a inizio, allora io sono qui, c'è le sciacche che parlava a inizio gioco nel parte 1 bar scum, qui questa è una cosa difficilissima da fare e non mi ricordo all'epoca come feci a usare la bussola su questa chiave, la bussola magnetica, non mi ricordo all'epoca quando lo giocavo così su PC in italiano, chi me le, cioè non mi ricordo, ma ci volsero anni, mesi barra anni per finire questo gioco. Allora questa infatti era la prima cosa da fare, non l'ultima. Allora qui dopo ancora era di sotto e non mi ricordo, c'erano nemmeno i giornalini, ci davamo consigli tra amici e prima o poi passare pomeriggi, i giochi erano pochi, non erano tanti come oggi, uno scopriva una cosa, uno ne scopriva un'altra, un aiuto cumulativo. Allora, bocca porto, la chiave ce l'ho, e sì che piano piano si avanzava, piano piano però, un tassello al mese, un tassello, perché come ripeto non credo, c'erano le guide in qualche giornalino, ma non lo so, qui, allora disponibile c'è verso il piatto, vediamo se c'è qui, piede di porco mi serve però, allora questo non me lo ricordo proprio, cosa li do ai ratti da mangiare per farli stare calmi, allora tutto non mi ricordo nonostante ho giocato tante volte, nonostante, allora perché devi esaminare bene un piatto, cosa ci metto qui, non mi permette di prenderlo, c'era una piuma, allora qui ci va qualcosa del grog, ci va, ma non ho più niente. Cibo, andiamo a vedere che c'è di sopra, polo fantasma serve a qualcosa, non credo, non credo, oh la piuma, eccoci qua, perché le cose da analizzare, la piuma non mi ricordavo dove si prendeva, te la dava quel polo fantasma che ora mi sto ricordando usando la piuma su questo sciagurato qui, anche questo ha un timing, prendi questa roba qui,
usata. Usa la piuma con il suo piede. Allora, siccome fai il pixel, devi esaminare bene questa usa. Era qui, un piede scalzo, però vai verso, non... Siamo sicuri era così. Boh. Usa la piuma. Con ciurma in generale. Forse l'ascella con... Al limite ho l'aiuto, però. Mi ricordo il facevatore di qui, però. Faceva cadere, ho capito, basta, insomma dai, è andata. Cosa che ho fatto anche prima, però non l'ho fatta bene bene. Questo grog mi serve per i maiali, mi torna di sotto, grog. A questo punto sono impegnati, vado qui, prendo questo piede di porco, no, intanto io volevo il grasso da cucina, non volevo il piede di porco, cosa ho preso? Sì, però questo non è un piede di porco. Allora, il grasso mi serve per il cigolio di sopra. Qui è un piede di porco, però non me l'ha preso. Allora, questa non serviva, dai. Però, ma come no, la radice è qui, scusa. Vabbè, andiamo a vedere questo piede di porco, questo grasso cosa. Allora, qui usa il grasso con la porta. Sì, ok, qui non ci vola più. Cosa trovo di nuovo? Ah, so qui il piede di porco, come non era anche là. Facciamo finta di niente, io ho visto un piede di porco anche là. Preso appostissimo, lui serve. Allora il piede di porco lo prendi qui, torni giù, ho fatto tutto, siamo verso il finale. Ora qui apri, qui c'è la radice fantasma, caro mio, qui c'è la radice fantasma, piede di porco qui. Ok, avevo intravisto un piede di porco là sotto, ma sotto c'era solo il grasso. Questa è la radice che preso. Serve ai cannibali e me ne vado. Ho fatto tutto e di più qui dentro. Tanto mi ricordo giocando le cose da fare, mi ricordo giocando. Probabilmente con questa parte finirò il gioco. Perché? Sì, è l'ultima e... come esco da qui? Così? Il difficile era arrivarci. Allora, vai da cannibale. Ti... Allora, non c'era il governatore, eh? Marley, là dentro, non c'era il governatore. Ecco, ti manda in automatico da loro. Allora, hai la radice. E loro sono in grado di... farmi... la formula, la pozione... in grado di sconfiggere le sciacche di questo Monkey Island 1. Quindi in quest'isola di Monkey Island abbiamo finito, e qui ecco la fantomatica famosa scimmia a tre teste di della saga di Monkey Island.
A lui non interessa niente, si è preso la radice. Va bene, finito voi. Che è pronta. Questa sarà l'arma finale che mi permetterà di sconfiggere l'Hedgehog, che mi ricordo la battaglia finale non è qui, ma è sull'isola primaria, ovvero Mele Island, di dove è iniziato il tutto. Cosa mi ha detto? Niente, a me mi interessa la radice. Cosa mi ha detto? Allora niente, non ci sono più. Mi ha detto che la radice te l'ho data. Sì, ok, però una volta presa questa, ora qui succederà qualcosa, perché io a logica ritorno in quel posto e invece succede in automatico questo. Non ci sono più, infatti torno in quel posto. Esatto, soltanto è successo un problema. Cosa è successo alla nave? Sono andati tutti a logica, ho la radice pronta, torno qui, ti faccio la festa. Invece l'ultimo contrattempo, sono andati tutti al matrimonio, quella chiesa che menzionavo in parti precedenti sull'isola principale del gioco primario. Dov'è il matrimonio? Che è questo? Su Mele Island, stanno andando là. E te, insomma, ovviamente eri qui a riferirmelo, perché sennò c'era qualche tassello, non tornava. Allora, il governatore, perché ti sei qui? Che sono curioso, non me lo ricordo. È qui con i puntolini di sospensione per informarmi, perché se no il gioco, i tasselli non tornavano del gioco. Ci rinuncio, non l'ho mai detto. Game over, ti dà. Tra parentesi, non c'era il game over in questi giochi, cioè rimanevi a zonzo senza meta, ma era un gioco che non aveva il game over. E lui anche qua giù fino all'inferno lo conosce tutti. Tra l'altro vuole venire con me nel mondo odierno. Possiamo prendere la mia, ma quale nave? E sono tutti amici. Allora è vero, siccome ho la nave distrutta, poi la nave l'ho distrutta, e anche questa cosa non mi torna, perché se io non sbagliavo mira, cioè l'ho distrutta con quel sasso che è nella parte precedente, però se facevo un gradino più in là, un gradino dopo, la nave non andava distrutta. Però insomma, potevo tornare anche con la mia. Insomma, lui è un simpaticone, lui porteresti a me le... Sì, ma infatti lui come ci è arrivato qui senza una testa? Allora, qui c'è tutti i dialoghi. Ultima parte, sì. E questa è una parte breve. Una parte breve. Se sai quello che fai. Allora, tornati in automatico qui. In automatico qui. Dove siano adesso? Allora, parte dove è? Che dov'è adesso Trotto? E con te, che cosa ti ha portato qua? Ha detto avevo una nave, ok, lasciamo correre. Le cose devono essere logiche. Dove sono quei tre? Allora, la mia ciurma dov'è nonostante? Allora, io la radice che funziona su tutti loro. La ciurma di quei tre che io ho sfondato la nave. Allora, l'isola ora pullula di loro, dei fantasmi, di le sciacche. Allora, ovviamente è infinita la radice magica. Guarda, questo lascia... Ah, è andato via il tizio. Ma al bar scum, chi c'è? Non ti ci va. Sì. Questo te lo fai evitare. Mi sembra Fester. Bassa morale, la maga.
La maga non l'ho considerata per niente. Allora con la maga non c'è più dialoghi. Qui l'orologio segna sempre le 10, non gli ho mai dato un'occhiata. Allora, la maga, solo. Vabbè, ammazziamo anche questo. Vabbè, a parte l'avevo sorvolato però. Vabbè, questo vuole. Allora, lì dai la fight. Allora dai, vuole la battuta. Dai, prendi questa, se no non. Qui com'era? Era 1.1. Allora, dalla maga. Non ci vai più. Dai, vai in chiesa che ho perso anche troppo tempo. Non ho trovato Marley, il governatore, a quella. C'è lui qui, non ci va però. No, allora dai, devi per forza. Il governatore non c'era in quella stiva. E qui c'è LeChuck. Apparentemente con il governatore. Quindi, questa è la parte finale che ho giocato in. Questa è la quarta parte, la prima da 1 ora e mezzo, le altre da una. Questa è mezz'ora. 1, 2, 3 ore e mezzo. In poco più di 4 ore, in poco più di 4 ore l'ho finito. Allora, fermate il matrimonio. Elaine, dai, è uguale. E qui. E va anche. Dammi un attimo. Sì. Sono venuto per impedirti. E Marley era di qua allora invece. Sposare il governatore Marley. Allora, siccome lei era di qua, sta succedendo che ci sarà sotto quel velo. Lei non era stata rapita, era lui, ma le cose cambiano. Lei aveva tutto sotto controllo. Però era necessario. Allora, stato facile, è scappato. Cioè che stesse per sposarti, sì, anch'io. Allora, che c'è? Vestita non c'è altro che dagli sviluppatori, ancora non si vede una scimmia a 3 teste. No, c'è la scimmia di. La scimmia che mi ha aiutato, più quella col cappello che non ho mai visto, due scimmie c'era. Allora, a questo punto. L'orsata ce l'ho nell'inventario, quindi qui è il momento di andiamo. Ma dunque prendi questo, lo dai in automatico. Allora, ha detto una cosa che ho letto poco. Cosa che inizia con la F. Allora lui ha proprio paura di questa pozione che finalmente è riuscito ad avere. Possiamo risolvere la faccenda, gentiluomo, e questo lo fa fuori. È inceppata. Gli vanno male le cose, quindi questo è il finale che poteva durare all'infinito.
finché il giocatore non capiva di fare una certa cosa. Difatti voli per diversi punti del gioco fino a quando, allora vediamo cosa succede, non raggiungi questo posto qui, questo posto qui, questa roba del grog. Allora c'è Stan che non vuole ancora vendere la nave, non c'è più. Allora qui cosa devo fare? Con c'è una monetina, allora anche lui prende un pugno, anche lui prende un cazzotto, anche lui non vuole far fare anche con lui. Boom. Allora qui com'era il finale? Allora Grog e mi dà, allora e qui un attimo, ah lui era là dentro, facciamo finta di niente. Allora no, ti fa veloce. Questa roba macchinosa, poi non più di tanto, di solito l'ho sempre finito lì all'emporio di Stan, però non mi ha permesso. La prossima sì, qui è così, perché la cosa va avanti all'infinito, però parecchio intuibile. Eccoci qua, l'ho fatto anche prima, non mi ha accettato. Ha accettato ora, qui un finale. Non l'ho mai finito, diciamo, in questo punto di gioco. L'ho sempre finito lì, all'inizio, alla macchinetta di Grog. I comandi erano gli stessi, bene o male. Era un replay immediato. Con un colpo va fuori. Capo con un colpo, se sai quello che dovevi fare. Replay morto qui dal maestro, il capitano Smirk, ma è stato proprio carino, è stato proprio carino, con tanto di fuochi d'artificio e festeggiamenti. E lei è qui che ora loro due da ora in poi diventano una coppia anche per i giochi futuri. E qui era proprio in inglese. Qui la cosa più bella di questo finale era che cosa è stato levato con i titoli di coda. La frase più bella era: e adesso, finito il gioco, c'era scritto: e adesso spegni il computer e vai a dormire. E ti rimaneva lampeggiante: e adesso spegni il computer e vai a dormire. Il PC, il computer lo chiamava. Qui non ho letto la battuta. Certo, diciamo di certo. E qui. E poi ne dicevo un'altra di battuta che è stata levata da quello anni 90 Vanilla. Finale, eh? Sì, sì. Non pagare. Loro hanno fatto questa fine qui, diciamo, non pagare un videogioco più di 10 verdoni, una roba del genere. Però la frase più bella mi ricordo è: adesso, allora spegni il computer e vai a dormire. Allora loro, sì, perché non possono essere stati, lo dici ora, guarda, almeno ho imparato qualcosa, era tutto ciò, cosa? Non possono essere stati distrutti con la nave, stavo dicendo. Mai pagare più di 10 verdone per un gioco del computer. Qui hanno messo così. Cosa ho imparato da questa storia? Non è la dimensione della nave, e continua. Questa no, ridiciamoli questa. Però c'era un pezzo in più, è stato abolito per una cosa.
Quindi dice, vai adesso, spegni il computer e vai a dormire. E il gioco retro qui è stata proprio levata. E qui è finito questo Monkey Island Remake, Remastered Remake, che ho rigiocato proprio volentieri a distanza di qualche annetto. Qualche annetto. E qui forse lo dice dopo questa frase, dopo questi titoli di coda, quella frase che mi ricordo, parte avercelo in inglese, avercelo. Ron Gilbert era il produttore di questo gioco, nonostante ci sono anche altri, ne citano molti altri. Lui viene citato come finale con e intanto ora si chiama Lucasfilm. Difatti Lucasfilm, LucasArts, in principio era Lucasfilm, ora viene tratto LucasArts o viceversa, è cambiata un po' la cosa, non perché mi interessi tanto, c'è qualche problema, però è così, stile. Prima i videogiochi giapponesi erano solo Bandai, oggigiorno sono Namco Bandai. I tempi cambiano, le cose cambiano. Non vorrei, dopo aver letto questi titoli di coda, appare il messaggio adesso spegni il computer e vai a dormire, era una cosa messa in Monkey Island 1. Allora, fine. Fine gioco completo, rigiocato proprio volentieri.